A questo punto, là, qua dietro c'è un'ombra più forte, qui c'è un'ombra, però non la traccio quest'ombra, perché quest'ombra sopra, vedete la fascia dell'ombra sopra, ha a che vedere con come si dice, con un'ombra portata che non mi interessa, però quello che devo fare è che devo cominciare a dare un primo tratteggio al fondo per cominciare a separare. Tutto sommato adesso mi vado, siccome quello che devo farti vedere, far vedere è questo, vado intorno perché sennò ci metto una vita. Poi casomai decido se fare anche tutto il fondo. Quello che mi interessa è, come dire, darti delle indicazioni. Cioè, quando do il chiaroscuro non posso prescindere dai toni sì, dai valori tonali dell'ambiente, perché se no il chiaroscuro dell'oggetto risulta falsato. Quindi ci vuole del fondo. Chiaramente per complicarmi la vita, mi sono messo a farlo con la penna Biro. Perché sennò era troppo facile, giusto? Quando si lavora con la penna a biro bisogna fare attenzione e scaricare le goccioline che si formano sulla ghiera che tiene la sfera, perché se no prima o poi ti capita la macchia. Quindi ogni tanto bisogna prendere l'abitudine di scaricare la penna a biro. Allora, la penna a biro è un ottimo strumento per disegnare dal vero, perché ti costringe a dosare molto bene il peso, la traccia che si fa.
Però questa penna non mi fa impazzire, vediamo se... Perché io ce ne ho due o tre e adesso le provo tutte e tre, tanto che... Allora, questa era una classica Bic Crystal. Questa qui invece è una Trattosfera. Che mi dà, sì, a me piacciono queste, poi le trovi di tutti i colori queste Trattosfera, quindi ti possono dare, ci puoi anche lavorare un'altra che mi piace molto è questa, che è si è rotto il coso, quindi non sono in grado di dirvi. È una Pentel, eccola qua, Pentel, vedete c'è scritto, non so se si vede o non si vede. Vabbè, comunque, anche questa, ha un bellissimo nero, è un po' più liquido l'inchiostro, quindi bisogna stare ancora più attenti, ma è molto forte. Allora, è molto bello. Allora, il bello di queste... No, però per adesso preferisco questa. No, sapete che torno... Ormai mi sono affidato, forse ci avevo fatto la mano, non lo so. Torno alla Bic. A un certo punto ti viene l'ansia di finire, allora è il momento che sbagli, che fai segnacci. Ok, abbiamo cominciato a fare il fondo. Chiaramente poi faremo anche le castagne, visto che sono comunque scurette, quindi gli diamo già un tono. Per adesso non mi occupo dell'interno. Quando passate questi strati di tono bisogna cercare di lavorare sempre nella stessa direzione del tratteggio, in maniera che poi non si falsano le condizioni del tratteggio incrociato che poi andremo a fare, no?
altrimenti succede che si creano macchie sul fondo, sulle tessiture, che non si, quindi a meno che non stiamo creando una tessitura specifica, no? Che ne so, stiamo facendo una corteccia, una nuvola, si lavora mantenendo la stessa inclinazione per fare come una specie di velatura iniziale che sia omogenea, per cui nell'insieme risulti un grigio generico. Si lavora o con le dita o col braccio, dipende dalle posizioni, a volte viene meglio lavorare con le dita, specie quando poi faremo tratteggi incrociati, no? Invece all'inizio che si usa il braccio che ti dà un gesto più ampio, così, no? Vedete? A questo punto io sto lavorando in questo modo. Queste sono tutte abitudini che poi ognuno prende le sue per gestire la penna e vengono fuori dalla ripetizione di questo gesto. Cioè più fate tratteggio incrociato, più diventa fine, controllato. Fate il tratteggio con la penna, dico. Più diventa fine, controllato, eccetera. All'inizio vengono fuori un po' di scarabocchi così, che non sono, però bisogna farci bisogna perdonarsi e continuare a lavorare e non rinunciare perché ci sembra che non siamo capaci. È normale, non siamo capaci. Non ve la prendete con voi stessi. Ricordatevi che non si può nascere, che nessuno nasce imparato e che quindi, mentre sto facendo questa cosa, cioè per esempio sulle castagne già sto separando i toni di questa parte dai toni scuri della castagna. Io faccio fare questo esercizio come studio di preparazione per la pittura a olio di questa, alla fiamminga di questa. Di questa scena, cioè della scena che vedete in alto a sinistra, che io non sto facendo tutto, sto facendo solo un pezzettino. Un pezzettone più che altro, un pezzettone.